Buonasera dal Palaquarta Lauretti di Monteroni, ben ritrovati con l'angolo dell'intervista, l'appuntamento settimanale che ci permette di avvicinarci alle vicende della Quarta Caffè Monteroni nel campionato di Serie B. Quest'oggi con noi come nostro ospite Amar Balic, il playmaker titolare della squadra gialloblu. Buonasera Amar, innanzitutto complimenti per il bell'inizio di campionato in cui sei stato protagonista fino a questo momento. Ecco, partiamo dal prossimo impegno, vi vedrà in trasferta a Benafro contro una squadra che lotterà con voi per gli stessi obiettivi, per ottenere una salvezza tranquilla. E può iniziare un nuovo campionato anche alla luce della prestazione non eccellente contro Campli? Allora, innanzitutto grazie e ben ritrovati. Ma niente, Benafro è una partita importantissima per noi e sappiamo tutti che sarà molto dura. Questa settimana è stata veramente faticosa, abbiamo lavorato tanto, sudato, ma come anche la settimana scorsa, tanto che abbiamo avuto un calo fisico forse, umidità in campo e altri fattori che hanno fatto sì che giocassimo male. Secondo me comunque la partita Benafro è un nuovo inizio per noi, perché sappiamo che possiamo fare bene e possiamo far meglio. Quindi dipende tutto da noi, dalla nostra difesa, aggressività e anche il nostro gioco d'attacco, chiaramente. Come dicevamo prima, personalmente stai giocando veramente molto bene, anche gli addetti ai lavori esterni, diciamo, alla società se ne sono resi conto. Ecco, questa dimostrazione può essere un motivo in più per cercare di fare sempre meglio da ora in avanti? Certo, sicuramente sono molto contento di quello che ho fatto fino adesso, anche se comunque mi piacerebbe più vincere che fare 15 punti, non so. Quindi penso più a far giocare la squadra, poi chiaro, se trovo anche i miei spazi e mi faccio valere. E comunque sono soddisfatto veramente, anche se si può fare sempre meglio, chiaro. Con la determinazione e la mentalità vincente di Amar chiudiamo qui questa intervista, vi invitiamo a rimanere sintonizzati con noi sul nostro canale YouTube, che proprio in occasione della partita di domenica effettuerà la diretta streaming della partita in alta definizione sul nostro sito www.npmonteroni.it e sulla nostra pagina Facebook. Buona serata.